Buongiorno, buonasera, moto estate. Ci troviamo sul circuito di Franciacorta in terra bresciana, dove sta per aver luogo l'ultimo round dei trofei Wheel Up Moto Estate 2016. Qui in cabina di commento con voi, come di consuetudine, Alberto Fontana, speaker del portale racebooking.net, ed Edoardo Mazzuoli, pilota del CIV 600 Supersport. Ciao a tutti. Un grandissimo evento per concludere questa stagione con un finale di stagione col botto. In concomitanza con i trofei Moto Estate, qui sul circuito bresciano si svolgeranno anche il CIV Mini Moto nella nuovissima e rinnovata Castrezzato Motorsport Arena. Un grande evento con tante interessanti attività di contorno nel paddock, a partire dal trial show tenuto da niente poco di meno che Fabio Lenzi e la sua combricola di matti scatenati, insieme all'educazione stradale per i più piccoli, tenuta dal Motoclub TTN in associazione con esponenti della federazione dedicati proprio alla sicurezza stradale, e tanto divertimento per i bambini nel paddock con tante attività legate a loro. Qui sul circuito bresciano, come dicevo, oggi si svolgeranno le ultime gare di questo campionato e si decreteranno i vincitori assoluti che si porteranno a casa il titolo di campioni della stagione 2016. Prima di partire con le gare, andiamo a vedere, come di consuetudine, la nostra sigla e poi partiamo con le telecronache delle gare di questa giornata. E rieccoci di nuovo collegati qui col tracciato bresciano di Franciacorta, dove stiamo per assistere all'ultimo round di campionato della Moto Estate Naked. Qui, su questo tracciato, oggi si decreterà il vincitore della stagione 2016. Attualmente guida il campionato Nicola Ruggero, mentre Rodolfo Gaggiolo si trova in seconda posizione a 5 punti di distacco. La situazione è questa, che entrambi hanno la possibilità di vincere questa gara, sono gli unici probabilmente in grado di vincere questa gara, l'hanno dimostrato nel corso della stagione, nessuno è stato in grado di andare forte come loro. Ma la cosa bella è questa, che se Gaggiolo vincesse la gara finirebbe il campionato a pari punti con Nicola Ruggero, e se così fosse avrebbero anche lo stesso numero di vittorie. Quindi cosa succederebbe? Che se Gaggiolo vincesse, le vittorie sarebbero pari, i punti sarebbero pari, andrebbe a vincere il pilota con il maggior numero di pole position, che Ruggero è stato Nicola Ruggero, perché oggi qui sul circuito di Franciacorta è riuscito a conquistare quella che forse vale un intero campionato. Quindi, fammi capire, Gaggiolo vince la gara e non vince il campionato, poverino. Esatto, perché Nicola Ruggero oggi ha fatto segnare una pole position esageratamente. Uno dice cosa corro a fare? Speri in una rottura del motore dell'altro, speri in un'anteriorata. Ah, è vero, cavolo. Già, ricordati quello, che Ruggero deve arrivare secondo comunque sotto la bandiera a scacchi, ma ci deve arrivare. Quindi non si sa mai che cosa può succedere. Ah, chiaro. E comunque ha fatto qualcosa di straordinario oggi Nicola Ruggero, perché dove si poteva aggiudicare il titolo, al di là della gara, è stato stamattina nella qualifica. 1:15.349, il suo miglior tempo, che gli vale forse un campionato, davanti a Rodolfo Gaggiolo che ha girato in 1:17.048, mentre Bruno Walter ha girato in 1:17.107 millesimi. Solo un decimo di distacco da Rodolfo Gaggiolo, questo dimostra quanto questo pilota sia Walter migliorato, Bruno, assolutamente, sia cresciuto nel corso di questa stagione, al tal punto che oggi lui si contenderà un altro titolo, che è quello della classifica over 45, in cui se la sta giocando con Gelsomino Papa. Qualora Walter Bruno finisse davanti a Papa Gelsomino o finisse dietro di lui di una sola posizione, comunque sarebbe vincitore. Quindi Bruno Walter dovrà solo amministrare, ma non è quello che ha fatto stamattina amministrare, anzi quello che ha fatto è stato dare del gran gas a quattro mani e mettersi dietro Papa Gelsomino, che ha girato 1:01 più lento in qualifica, scattando comunque dalla quarta posizione, ed è lì a un soffio, a un tiro di schioppo da Walter Bruno. Se si gira di solo 10 gradi lo può vedere al suo fianco, lì nella terza posizione. In quinta posizione Cristian Battini, altro pilota del team G Motorsport,
compagno di squadra di Nicola Ruggero, che anche lui a bordo di MV Agusta si sta giocando la posizione di campionato numero 3, quella con Bruno Walter, il quale comunque gli basterebbe fare pochissimi punti per chiudere il campionato in terza posizione assoluta. Staremo a vedere come finirà questa gara, perché oggi si decreteranno entrambi i titoli della Moto Estate Naked. In sesta posizione una new entry, una wild card per questa gara, Luciano Girlanda, compagno di squadra di Walter Bruno nel team Speedy Bike di Alberto Corradini. Alle loro spalle Roman Gruber, seguito da Filippo Marchesi, Roberto Fincato, Pier Giacomo Vitali e Marcus Pistone. Edo, pronostico. Ma come al Moto Estate 600, pronostico non esiste. Quando ci sono due contendenti, due o più contendenti a questa maniera, non c'è un pronostico da fare. Anche se secondo me chi avrà più pepe e voglia di vincere sicuramente sarà Gaggiolo, quindi io punto su Gaggiolo. Tu punti tutto su Gaggiolo, quindi bisognerà puntare in un Nicola Ruggero che finisca più indietro della seconda posizione. Solo perché posizione. Parte svantaggiato, quindi almeno terzo dovrà finire Nicola Ruggero. Lo scopriremo alla fine di questi 8 lunghi e interminabili giri che scattano adesso con le moto che riescono a partire molto bene. È partito fortissimo Nicola Ruggero, è partito malissimo Rodolfo Gaggiolo questa volta, con Walter Bruno che va a girare in seconda posizione mettendosi subito dietro Rodolfo Gaggiolo, e inizia subito in salita la gara per Rudy, che si trova davanti a lui la moto del team Speedy Bike. Guarda Gaggiolo alla curva 3, va a infilare la sua Triumph Street Triple e va a mettere la sua moto numero 17 davanti a quella di Walter Bruno. Straordinaria la partenza di Nicola Ruggero, straordinaria la terza curva di Rodolfo Gaggiolo, che va a riprendersi ciò che gli spetta, ovvero la possibilità di andare a prendere là davanti Nicola Ruggero e sperare che finisca dietro alle spalle di Walter Bruno. Walter Bruno che sta comunque tenendo il passo perlomeno in queste prime tre curve dei primi due là davanti, e chissà che non vada magari a impensierire questo duetto che finora se l'è sempre giocata da solo la vittoria, e che non ha mai avuto il terzo incomodo, che potrebbe essere in questa gara Walter Bruno. Qualora lì davanti Nicola Ruggero e Rodolfo Gaggiolo si dessero spallate su spallate nel corso di tutta questa gara. Intanto allunga Nicola Ruggero, sta allungando. Deve comunque cercare di non forzare troppo. Guarda lì la ruota posteriore che fuma, l'hai vista anche te forse in staccata. Sintomo che Nicola Ruggero è davvero al limite, soprattutto nelle frenate. L'avrei visto anche te nel corso di questa stagione. Nicola Ruggero è stato uno dei piloti più aggressivi in frenata in questa categoria naked. Sicuramente nella naked è quello che ha frenato più forte di tutti. Poi sai, la frenata così aggressiva non sempre paga, ma anche a me capita di frenare un po' garibaldino, e a volte non paga sempre. Però dai, è un bello stile. Comunque adesso è davanti, quindi diciamo che per lui in questo momento sta pagando. Ecco, il fatto che sia più leggero degli altri, perché è molto minuto come persona, molto magrino, molto piccolo. La moto rispetto a quella di Gaggiolo qualche cavalluccio in più ce l'ha, è innegabile. Esatto, ma in frenata il fatto che sei più leggero va a favorire o a sfavorire il traversamento della moto? Non cambia niente. Non cambia niente il peso del pilota. No, assolutamente. Serve solo quel piede lì sul pedale del freno posteriore. No, assolutamente no. Non si traversano le moto col freno dietro, si traversano con un frenare forte e con le frizioni messe a posto. Non è solo il freno dietro. Beh, ma usato anche un po' in frenata il freno dietro per non è vero. Tu puoi mettere la moto di traverso come un super motard senza usare il freno posteriore. Vedi quante cose che infatti si impara. Vedi che lui ha il piede destro staccato dalla pedana. Come fai a schiacciare? Giusto. Se hai il piede fuori? Giusto. E vedi che non è freno. Vedi a cosa serve il commento tecnico, volevo vedere se eri preparato. Vedi. Però ho studiato. Però prima l'ha usato il freno posteriore perché la ruota dietro fumava, quindi l'ha usato. Sì, è vero, di solito quando fuma è perché praticamente tu vai ad agire e a rallentare il rotolamento della ruota posteriore, che magari a volte si blocca e purtroppo fa fumo. Esatto, quello che è successo probabilmente alla staccata del primo giro. Al secondo giro invece Ruggero è riuscito a fare una staccata pulita, anche se Rodolfo Gaggiolo ha ormai raggiunto la MV Agusta del TG Motorsport numero 50, che in questa immagine che vediamo in super slow motion, nello spettacolo di queste immagini che ci regalano i nostri cameraman, è riuscito a partire molto bene e a mettere anche tra sé e Gaggiolo la moto blu e rossa del team Speedy Bike guidata da Walter Bruno. Questo qua invece è il secondo giro. Guardalo lì. Hai visto come tira dentro il ginocchio? Tac. Eh già, hai visto? Avrà paura forse di quel cordolo lì. Ha alzato la gambina, ha accarezzato il cordolo e poi spalancato il gas. Tra l'altro, che gran pieghe.
Davvero? Spazzesca, un neologismo. Spazzesca. Esatto, un mix tra spettacolare tra spazzolata e spettacolare, spazzolata, pazzesca. Viene fuori spazzesca. La gran piega di Nicola Ruggero, che sta cercando di volare per mettere... Questo è Papa Gelsomino. Sì, sì, quello era prima Nicola Ruggero, okay. Questo è Papa Gelsomino, che stava cercando di mettere un più 5 nella sua classifica e non concludere il campionato a pari punti e non vincerla a tavolino per il numero di pole position, mentre Papa Gelsomino sta riuscendo a tenersi dietro uno scatenato Christian Battini ormai da 3 giri. Che tra l'altro Christian Battini in partenza mi sembra che avesse fatto una falsa partenza, abbiamo allato la frizione un filo prima, forse nessuno se ne è accorto. Anch'io ho notato che ho visto una moto muoversi prima, non so se fosse tranquillo, che l'importante è che non se ne sia accorto il direttore di gara. Fa niente. Esatto, tu nega sempre fino alla morte. Quello è poco ma sicuro, poi tanto ci sono i video di race booking che ti sgamano e finirà comunque che ti becca. Pensa che a me alla prima gara della mia vita nella moto temporada romagnola partivo penultimo, ok, con la moto originale, una roba incredibile. Mi sono qualificato, 10 andavano a casa, mi sono qualificato, eravamo in 40, partivo 39esimo e non so perché il 26esimo si è messo nella mia casella. Allora io sono partito 26esimo, grande, poi ho chiuso 16esimo alla prima gara sul bagnato. E non ti hanno beccato? Quasi a punti in un campionato di livello, Gamarino dei tempi, gente che andava parecchio forte. Attenzione, perché a proposito di gente che va forte, qui Rodolfo Gaggiolo sta andando fortissimo e ha raggiunto Nicola Ruggero. Intanto giù il cappello per Walter Bruno, che sono passati solo 4 giri ed è ancora lì vicino ai primi due, li può ancora vedere. Ricordiamo che nelle gare passate a metà gara già c'era mezza pista di distacco, perché quei due lì davanti facevano un altro sport. Il miglioramento di Walter Bruno in questa stagione è stato esponenziale, al punto che è arrivato a girare circa un secondino abbondante a giro più lento di quelli là davanti, mentre all'inizio stagione erano due, forse anche 3 secondi. No, in qualifica ha preso un decimo da Papa Gelsomino. Sì. No, da Gaggiolo, scusa. Gaggiolo. Esatto, però diciamo che qui comunque in gara, in cui quello che conta è il passo e non è il giro secco. Beh, non è un... attenzione, lungo di Ruggero, lunghissimo, e Gaggiolo ne approfitta e si infila all'interno con la sua Triumph arancio fluo e conquista la leadership della corsa. Adesso Ruggero prova a riprendersi il comando della gara, prende la scia sul rettilineo, approfitta anche dei cavalli in più della sua MV Agusta, ma molla al colpo in staccata. E forse questa è una manovra intelligente per Nicola Ruggero, perché sa tanto in questa posizione potrebbe vincere il campionato, quindi dice bravissimo, vai, sfogati, ciao, grazie, bravissimo. È un sintomo di grande maturità questo per Nicola Ruggero, che sì, ha sbagliato alla curva precedente, ma non va a cercarsi rischi inutili, sai, un lungo, arrivi in ghiaia, Bruno ti passa e il campionato è finito lì. Invece intelligentemente ha mollato i freni. Intanto l'attacco di Battini alla curva 4, Gelsomino, Papa va a chiudergli la porta in faccia, digli di no. È la curva Carzaniga quella lì. Esatto, Carzaniga, per chi non lo sapesse, è un pilota che corre nel Bridgestone e ha fatto la wild card nella moto estate 600. Fa spesso la wild card a Franciacorta, la moto estate. Anzi, la fa sempre a Franciacorta la wild card e lì li va a passare tutti. Probabilmente Battini ha visto la gara precedente, ha visto il sorpasso di Carzaniga, ha detto ci provo anch'io. Ma Papa ha fatto una gran manovra andando a chiudergli la porta in faccia. Battini è stato costretto a tenere sulla moto. Imbarcata. Forse non è così a posto Ruggero comunque con la moto. Ma diciamo che in staccata l'ho visto sempre arrivare allegro. Però sempre, tutte le gare che ha fatto arriva sempre a farmi prendere dei sussulti in cui il cuore mi va fuori scala. Ma queste sono imbarcate poi che ti fanno perdere del tempo, non è arrivare Garibaldini. Sì, diciamo che comunque può permettersi di perdere anche qualche secondino, perché Walter Bruno ormai guarda, tra l'altro, il distacco che ha dato Bruno agli altri dietro di lui. No, è impressionante. È importante. È veramente importantissimo. Intanto l'attacco di Battini che va a passare all'interno. Papa Gelsomino la prima curva. Ma Gelsomino intelligentemente, da bravo volpone qual è, che sulle sue spalle ha un bagaglio d'esperienza di diversi decenni, ha capito che Battini forse non ci sarebbe stato dentro. Gli ha detto vai, che tanto mi ripiglio la posizione. Così è stato, così ha fatto. E tanto rumore per nulla. Sai, è sempre quel duello in staccata quando arrivi affiancato, freno io, freni tu, e alla fine, sai, magari
essere quello che frena dopo che l'altro ha frenato non sempre paga. Assolutamente, infatti così ne è uscito vincitore da questo duello breve ma intenso Papa Gelsomino, si è ripreso la posizione. Rivediamo la partenza di Battini, una partenza non abbiamo visto quel sintomo di jump start che stavamo... No, è vero. Non lo so, magari la regia ci ha fatto vedere soltanto il semaforo rosso. Però devi vederlo paragonato dagli altri, se vedi dall'onboard non potresti capire. È vero. Intanto la partenza buona di Walter Bruno, anzi straordinaria. La partenza comunque altrettanto buona di Gelsomino Papa, mentre la partenza di Rodolfo Gaggiolo non è stata da reggiseni che volano, ma anzi è stata da... Reggiseni che volano, bella, questa mi mancava. Questa è bella. La partenza invece da mutandine che volano via per Nicola Ruggero, tutte per lui. Ha girato ampiamente, abbondantemente in prima posizione, purtroppo però poi quel lungo alla staccata del terrapieno gli è costato la quarta vittoria di campionato. Papa nel frattempo dietro di lui c'ha questa mosca zezze che inizia a ronzare sempre più fastidiosa e tra poco pungerà nuovamente e chissà che non riesca ad infilare le sue tenaglie nel sedere di Papa Gelsomino e gettarselo dietro di sé e prendersi la quarta posizione. È arrivato abbastanza lungo qui alla curva 8, Papa Battini prova a cercare un pertugio in cui mettere la sua MV Agusta, perlomeno qui in uscita della 9, per affacciarsi alla 10. Prova a cercare un pertugio in cui inserire la sua MV Agusta, suona male. Effettivamente, dopo che parliamo di reggiseni e mutandine che volano, potrebbe essere fraintesa. Ma noi concentriamoci ancora qui sul duello tra Battini e Papa. Cercherà di far valere la potenza della sua MV Agusta, che però con un Aprilia a tuono come quella di Papa, di potenza in più probabilmente non ne ha, perché non ho visto gap particolari qui in accelerazione col gas al 100%. Esce fortissimo dall'ultima curva Cristian Battini, forse può provare di nuovo qui l'attacco in fondo al rettilineo, si affaccia questa volta all'esterno su Papa Gelsomino, un punto difficile in cui andare a passare. Battini preferisce riportare intera la pellaccia a casa e lasciar sfilare Papa Gelsomino e riprovarci al prossimo giro, quando ormai mancano due giri alla fine di questa gara. E lì davanti Gaggiolo sta volando verso la quarta, verso la terza vittoria di campionato, mentre Ruggero sta volando verso il sogno infrantosi l'anno scorso, ma che sta per realizzarsi adesso. Battini. Intanto l'incrocio di traiettoria di Battini, pazzesco, bellissimo. Questa volta ha usato l'intelligenza Cristian Battini, è andato a passare Gelsomino Papa in un errore di valutazione della chicane lunga curva 3-4 del circuito di Franciacorta ed è andato così a mettere la sua MV Agusta davanti a quella, alla Triumph di Papa Gelsomino. Il gap tra Nicola Ruggero e Rodolfo Gaggiolo inizia a farsi importante. La vittoria sembrerebbe ormai in mano a Rodolfo Gaggiolo, ma la vittoria di campionato sembrerebbe ormai cosa di Nicola Ruggero. Onboard camera sull'altro potenziale vincitore di campionato Walter Bruno, che ormai ha davanti a sé soltanto 12 curve prima di potersi decretare laureare vincitore della classifica over 45 della Monte Sate Naked 2016. Potrebbe essere un traguardo straordinario per questo pilota, la sua seconda stagione qui nel trofeo Moto Estate. L'anno scorso ha corso con un'altra moto, quest'anno ha cambiato moto e i risultati si sono visti, mentre qui le telecamere sono tutte puntate sulla moto numero 50 di Spigolo, così lo chiamano, Nicola Ruggero, pilotino numero 50 che l'anno scorso lì alla curva che arriverà tra poco, la curva 11, ha buttato all'aria un titolo che sembrava ormai suo, lasciandosi passare da Rodolfo Gaggiolo sul rettilineo e andando a perdere così il campionato. Nicola Ruggero adesso sa che gli basta arrivare secondo alle spalle di Nicola Ruggero per il fantastico risultato che ha capitalizzato stamattina in una qualifica molto difficile, mischiati con le moto di serie 600. Non è facile girare con una Naked in mezzo alle moto carenate che vanno più forte della tua. Lui è stato forte, è stato bravo, ha girato più forte di Rodolfo Gaggiolo, che adesso transita in prima posizione sotto la bandiera scacchi, si aggiudica la vittoria di questa gara. Non basta fargli vincere il titolo che va adesso in mano a Rodolfo Gaggiolo, che finalmente porta sul primo gradino del podio finale di stagione il team G Motorsport e gli vale così la vittoria del titolo 2016 campione Moto Estate Naked. Transita adesso anche sotto traguardo Walter Bruno, che vince così la classifica over 45, e Nicola Ruggero festeggia con questo bel burnout, regalando l'ennesimo spettacolo al pubblico lì presente sulle tribune, sul rettilineo del circuito di Franciacorta. Cristian Battini va a chiudere in quarta posizione una grande gara sua, combattutissima col suo acerrimo nemico Papa Gelsomino, pilota con cui ci sono stati diversi duelli nel corso della stagione. C'era anche stata una sportellata tra i due alla prima gara con Franciacorta, non so se te la ricordi, alla curva 10, sportellata tra i due con Papa che è caduto per terra.
Forse sì, che faceva ancora freddo, era nuvoloso. Sì, esatto. Quello era il panorama, se non sbaglio. Esatto, e Cristian Battini poi è arrivato in fondo. E qua comunque si salutano i due, sintomo del fatto che c'è solo tanta bella adrenalina. L'impennata, bella, hai visto? Ma lui è il mago dell'impennata. Prima dà seduto, poi si alza in piedi mentre è in... Bravo, bravissimo. È vero, non ho notato che è partito seduto e poi si è alzato. Ascolta, Beh, il burnout di Gaggiolo fa gara con quello di Ruggero. Bello, bello, bello. Ci vuole un po' di spettacolo per il pubblico sempre. E vediamo che ci prova anche Ruggero. Però scusa, fare un burnout lì su... Scusa. Beh, quello è asfalto. Sì, ho capito, ma lì c'è la seghettatura del cordo. No, quello... ma non è sul cordo. Nicola, cosa stai facendo? Non gli viene. Nicola, ti prego, no. Ti prego, no, adesso lo devi far bene però. E infatti arriva, infatti arriva. Lui dice: non vi sento, non sento il tifo, non sento il pubblico che mi acclami come campione della Motestate Naked 2016. Arriva adesso l'applauso del pubblico, meritatissimo per questo pilota che si porta a casa la stagione 2016. Edo, valutazioni di fine campionato. Ma finalmente qualcuno che sia stato in grado di battere il dominio di Gaggiolo. Già. A fine anno, perché sai, vincere la battaglia qualcuno ci può riuscire, ma la guerra intera, Ruggero ha fatto un gran lavoro quest'anno. Anche perché ricordiamo che Gaggiolo arriva da 3 vittorie di campionato consecutive. Tre anni. Primi 2 anni aveva vinto tutte le gare. Nel terzo anno è arrivato Ruggero, che gli ha messo i bastoni tra le ruote, ha buttato via il campionato all'ultima curva dell'ultimo giro, dell'ultima gara dell'anno scorso. Quest'anno Ruggero si è rimesso sotto, ha fatto quello che sa fare meglio, ovvero andare forte, e ha battuto Rodolfo Gaggiolo, finalmente interrompendo il dominio assoluto di Rudy e arrivando così a portare un titolo importantissimo per il team G Motorsport. Mentre Walter Bruno regala anche lui un grande titolo al team Speedy Bike di Alberto Corradini, arrivando a ottenere la vittoria della classifica Naked Over 45 e il terzo posto assoluto in campionato. E che grande miglioramento nella fase finale del campionato. Assolutamente sì, un grande miglioramento. Sarebbe, per Walter. Sarebbe bello vedere una Naked l'anno prossimo in cui i valori in campo possano livellarsi leggermente, o meglio, i gap fra i primi e chi è subito alle spalle sia un pochino più ridotto, e avere magari un gruppettino davanti di moto più corposo, non solo 2-3 moto, ma magari proprio 5-6-7 moto, e una cosa così, insomma. Bel risultato anche per Cristian Battini, che chiude la gara in quarta posizione davanti a Papa Gelsomino, i quali chiudono proprio rispettivamente in campionato quarto e quinto. Quarto Battini, quinto Papa. Mentre nella classifica over 45 Papa chiude secondo alle spalle di Walter Bruno. È stata una bellissima stagione per noi di Racebooking, è stato bello poter seguire questi piloti e le loro gesta in questo trofeo Naked e godersi questo campionato fino all'ultimissima gara ed essere incerti su chi sarebbe stato il vincitore. Il vincitore è stato Nicola Ruggero, rinnoviamo ancora i complimenti per lui e per tutto il team e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima stagione 2017 con i trofei Wheel Up Moto Estate. Da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, è tutto per la stagione 2016, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao. Ciao a tutti. Un bel applauso ancora ai super campioni, ai quali Giovanni consegna la solita bossa di vino, con la raccomandazione che vi faccio è quella di non bagnare chi ha telecamere, microfoni, casse.